Ciao a tutti cari amici, Juventus-Ajax, quarta giornata della Coppa dell'Elite d'Europa. Le due squadre, l'Ajax ferma tre punti insieme al Tottenham e insieme all'Olympique Lyon, affronta la Juve che è già a 9 punti e che con una vittoria sarebbe matematicamente qualificata e molto probabilmente anche già prima in un girone forse tra i più difficili, non come quello di Inter e Napoli in questo torneo, ma sicuramente molto 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 complicato. Per chi non avesse visto gli altri video di questo torneo, andatevi a vedere così riuscite a collegare tutte le cose. E tra l'altro aggiungo io, per chi se lo fosse perso, andate a vedere nell'ultimo video, addirittura facciamo nel fine del video, faremo anche in questo video una sorta di insomma, vediamo come la situazione dei vari gironi, insomma un riassunto di com'è la situazione dei vari gironi dopo quattro partite. Scendono le squadre in campo all'Allianz Stadium e quindi noi andiamo avanti, iniziamo subito questa partita con la Juve che, come ho detto prima, è al comando del girone con 9 punti, ha vinto sia a Lione che ad Amsterdam, ha vinto in casa col Tottenham, quindi ha il destino nelle sue mani, però il destino del girone nelle sue mani, però sapete benissimo, tanto gran numero di Bernardeschi che prova a girare, Dybala spunta fuori e trova un gol pazzesco, Paolo Dybala nella sua specialità, il colpo di testa, ed è un gol bellissimo perché la giocata di Bernardeschi è spettacolare, gira, crossa e Dybala, perfetto lo stacco di testa di Paolo Dybala che batte Onana e Juve avanti 1-0 dopo appena 5 minuti. Paolo Dybala su un cross, mi viene da dire quasi casuale, ma è perfetto proprio sulla sua testa ed è un 1-0 pesantissimo. Incanala subito la Juve la partita nei suoi binari. Promis, Cuadrado la mette fuori, rimessa laterale, Ajax colpito a freddo. Tagliafico prova il cross, Cuadrado mette il piede, De Ligt e via la Juve ancora, veloce come il vento, Paolo Dybala, vede Ronaldo, prova a servirlo, Ronaldo prende la posizione, c'è un contatto, ma tutto regolare secondo l'arbitro, qualche dubbio ce l'abbiamo, ma va avanti a giocare con Dybala ancora, Dybala stavolta va su Bernardeschi, che sembra essere entrato bene in partita, ha segnato anche ad Amsterdam, poi fa una cavolata allucinante, Blind. Gli prende il tempo, ma solo per un attimo, la Juve adesso sta tenendo l'Ajax nella sua area, Dybala, Onana, la blocca. Adesso palla per Masraoui per Van de Beek. Adesso palla per Bonucci, che gira per Matuidi. Ancora palla per Matuidi. Sbaglia tutto Matuidi, ma la palla è ancora della Juve, Dybala alza per Ronaldo che la gira per Rabiot ancora per Ronaldo, la Juve sullo stretto, è meraviglioso lo scambio di Dybala Ronaldo, poi chiusura bellissima del difensore olandese. Possiamo dire che la Juve comunque con Ronaldo e Dybala si sta divertendo. Bernardeschi gira per Rabiot gira piano per Dybala, Matuidi, Onana sulla bocca proprio di Onana, questa palla facile. Juve comunque che si libera abbastanza facilmente e tira in porta con molta tranquillità. Veltman, buona partita finora di Veltman. Masraoui. Veltman arrivato per sostituire Matisse de Ligt. Qua attenzione, sorpresa la Juve da questa palla, fallo di Bonucci. Promis prova il pallone, giusto subito, palo! E l'Ajax si divora il gol del pareggio che poteva dare ancora linfa ai lancieri, anzi sarebbe stato un gol pesantissimo, vediamo che siamo in un girone ancora, Ronaldo, fallo forse su Ronaldo, ma tutto regolare, qualche dubbio ce l'abbiamo. Blind, Veltman, finisce qua il primo tempo, Juventus che lo chiude in vantaggio 1-0 con la rete di Paolo Dybala, ma l'Ajax ha avuto l'occasione giusta per pareggiarla, la traversa ha fermato i lancieri. È iniziato il secondo tempo. Veltman, Masraoui, bravo Rabiot da fastidio, Dybala, Ronaldo, Berna, Ronaldo in un bello scambio, Ronaldo esce, Onana che riesce a chiudere, non sa neanche lui come, è un gran salvataggio quello di Onana qua, Rabiot la tiene viva, Ronaldo fa un po' fatica, Ronaldo gran giocata,
Punizione, fallo su Ronaldo di Van de Beek. Parte proprio Dybala. Dybala prova a far girare la palla. La palla esce di un niente. Non era male l'idea di Dybala. Rivediamo. Ragazzi, qua la palla è uscita veramente di poco. Idea buona, non ha girato sufficienza il pallone. Intanto cominciamo a cambiare. Fuori Paolo Dybala, dentro Gonzalo Higuaín, fuori anche Bernardeschi, dentro Douglas Costa. Dunque cambi per la Juve. Mettiamo forze fresche. Onana rinvia. Bonucci. Matuidi all'inseguimento del pallone, la stoppa. Ad Bentancur che la ridà a Matuidi con un buon pallone. Douglas Costa, prova ad accendersi Douglas Costa. Douglas Costa, una buona idea. Tenta addirittura il tiro. Onana costretto a un miracolo. Palla in angolo. La stava mettendo all'incrocio dei pali Douglas Costa. È entrato subito carico. Bentancur, cross in mezzo, palla che non passa. Prova ad uscire ancora l'Ajax, ma Bonucci ferma ancora i lancieri, tutto perfetto in fase difensiva nella Juve, a parte quell'occasione nel primo tempo. Ronaldo in mezzo a 4, tira! E la palla dà l'illusione del gol, ma non entra. Anche altra occasione qua per Cristiano Ronaldo. Higuaín, Ronaldo tira, è facile questo per Onana, è un passaggio. Promis, sbaglia il passaggio. Alla fine partita che è rimasta in piedi, e non è una buona notizia questa per la Juve dopo il dominio fatto nel primo tempo e anche nell'inizio del secondo tempo. Questo 1-0 sta molto stretto ai bianconeri, ma può causare problemi. Ronaldo, ancora Ronaldo. Vedi Higuaín, la palla era giusta. Buona chiusura difensiva qua, anzi, direi azzarderei ottima chiusura della squadra olandese. Douglas Costa a pressare, il pallone lunghissimo. Alexandro chiude lo spazio. Rabiot, Higuaín, Ronaldo, tribuna per questo pallone. E anche qui Ronaldo poteva giocarla meglio questa palla. Un po' stanco anche Cristiano Ronaldo. Bonucci. Matuidi. Douglas Costa. Prova a partire, ad andarsene via lui. Douglas Costa. Prova una serpentina che non gli riesce, ma la palla ce l'ha ancora lui. Allora Douglas Costa riesce anche ad accentrarsi, a darla a Cuadrado. Cuadrado, bella giocata di Juan Cuadrado, che la mette in mezzo per Ronaldo. Onana! Che parata! Questo è un paratone di Onana. Poi palla ancora a cercare Ronaldo. Ronaldo si accentra ancora. Gli chiudono il destro. E qua esagera Ronaldo. Poteva dare via questa palla. Attenzione che questa potrebbe essere l'ultima occasione per l'Ajax, che finisce qui. La Juve si qualifica battendo l'Ajax 1-0. 4 vittorie su 4 nel girone. Questa più sofferta perché non si è riuscita a chiudere questa partita, ma alla fine l'Ajax addirittura nel finale del primo tempo ha avuto anche la palla del pareggio, perché col palo poteva costare caro. L'Olympique Lyon paga, invece perde contro il Tottenham in casa. E dunque Juventus 12 punti, Tottenham 6 punti, Ajax 3, Olympique Lyon 3. Andiamo a vedere dunque i gironi. Gruppo A, Krasnodar 9 punti insieme al Bruges, Galatasaray 6, è tutto aperto tranne l'ultimo posto dello Slavia Praga, che saluta il torneo ormai qua, già automaticamente, matematicamente. Gruppo B, stessa sorte per i Young Boys, anche loro salutano il torneo, ma è tutto aperto perché Madrid Rosas RB 8 punti, Olympiacos 7 punti e Porto 6 punti, tutto aperto. È apertissimo il gruppo C perché addirittura l'Atalanta 8 punti, lo Shakhtar 6, ma ci sono Dinamo Zagabria e Genk a 4 punti, può succedere realmente di tutto. Gruppo D, quello della Juve, come detto, Juve 12 punti, Tottenham 6, Ajax 3, Lione 3. Quindi ancora aperto per il secondo posto, ma Juve già matematicamente prima. Gruppo E, che vede già l'eliminazione del Napoli perché Liverpool R va a 10 punti, Manchester B 7 punti, Madrid Chamartin B 5 punti, e
Napoli 0, quindi eliminato, ma ancora in gioco per il secondo posto col Madrid, che addirittura potrebbe arrivare primo in caso di calo, crollo del Liverpool. Gruppo F invece con tutto aperto, incredibilmente le due squadre che nel turno precedente erano entrambe prime si trovano entrambe seconde, perché Paris Saint Germain primo 7 punti, Barcellona e Bayern 6 e l'Inter a 4. È ancora tutto in gioco, tutto assolutamente ancora da giocare. Gruppo G, lo Zenit passa il turno con 10 punti, il Dinamo Kiev può ancora arrivare prima, 7 punti, Lokomotiv Mosca 3, Benfica 2. È ancora in gioco le due squadre però per passare il turno. Gruppo H con il Lille che comanda 8 punti, Valencia BN 5, Chelsea B e Bayer Leverkusen 4 con il Valencia. Cioè qua veramente è un gruppo equilibratissimo. Chiudo qua questo video e vi do appuntamento col quinto video di questa splendida competizione. Alla prossima, ciao a tutti!